Come puoi utilizzare la statistica per la tua azienda o organizzazione per valorizzare i dati che conservi? Benvenuto su Numeri per Decidere, il podcast di Stati Calmo che colma il divario fra una scienza dei numeri temuta, la statistica, e delle realtà di aziende ed organizzazioni. In questo episodio ti leggo una richiesta in cui potresti identificarti oppure potrebbe insegnarti qualcosa di utile nel medio e lungo periodo. Leggo: Salve, vorrei un modello di previsione che preveda le vendite a dettaglio a 1-7 giorni di distanza nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari. Darò i dati storici del POS come punto di partenza per il progetto. Giusto per non dare nulla per scontato, il POS è quell'aggeggio odiato, per motivi più o meno condivisibili, con cui puoi pagare in maniera digitale. Ho apprezzato che la persona ha specificato 1-7 giorni di distanza in termini di finestra temporale di previsione, perché altrimenti mi toccherebbe fare il commento che ho fatto in altri contesti, cioè che quando si vuole prevedere con una finestra temporale troppo ampia, l'intervallo di confidenza esplode sia per il limite superiore sia per quello inferiore e quindi diventa essenzialmente una previsione inutile. L'esempio che faccio di solito è le previsioni del meteo, anche se è un argomento completamente diverso perché usano modelli diversi, che se guardi la previsione oltre le 2 settimane ti dice potrebbe piovere così come potrebbe esserci il sole. E a quel punto non hai nulla di utile, perché ti ha detto tutto e niente. Qualche considerazione: il costo dell'avere un POS si può giustificare dicendo che ti fornisce un magazzino dei dati, in genere transazionali, che compete con i costi di avere una base di dati ospitata da te oppure in cloud. È vero che, ad esempio, una transazione può costarti l'1%, anche il 2%, quindi svariati centesimi, ma poi tu non vai a pagare il costo di conservazione. Sì, se qualcuno di questi ha il canone mensile, ma comunque il costo di conservazione è inferiore se lo paragoni a quello del costo di conservazione di Amazon, di Google e così via in determinati contesti. Poi, alcuni di questi servizi POS forniscono anche l'ARCI citato cameriere dei dati. Al posto di scaricare i file CSV o Excel delle transazioni, chiami il cameriere, ossia l'API, per ottenere i dati in maniera programmatica. Così hai tempestività su più fronti, da quella per i fornitori a quella per il commercialista. Quali POS offrono API, quindi camerieri dei dati? Ne cito soltanto due: Satispay, che diciamo si magari conosci da una cinquina d'anni, oppure SumUp o SumUp. Riassumendo e concludendo, il POS, oltre a tutti i vantaggi di sicurezza, ti può far risparmiare per quanto riguarda la conservazione di alcuni tipi di dati della tua azienda. Se ti piacerebbe valorizzarli, quindi scoprendo qualcosa di utile analizzandoli, mi puoi contattare sui principali social oppure sulla pagina contatti di staticalmo.com e ci metteremo d'accordo. Ti saluto e alla prossima. Ciao!